Fratelli Bianconeri e non. Puntata numero 6 per quello che riguarda i tifosi DOC. Stasera parliamo del bell'Antonio, del fidanzato d'Italia. O di Carabina, come lo chiamavo io. Parliamo di uno dei terzini sinistri più forti della storia del calcio, senza ombra di dubbio. Giocatore tra gli anni 70, 80, che ha fatto parte di una delle Juventus più belle che si possano ricordare. Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini e Boniek. È stato, se non mi ricordo male, credo l'unico giocatore italiano, o deve essere, no, mi sembra che sia stato lui e Scirea, perché Zoff non credo ci sia arrivato a questo. Credo che siano stati gli unici due italiani a vincere tantissimi scudetti, Cabrini ne ha 26 se non ricordo male, e aver vinto anche tutte le competizioni UEFA. Lui e Scirea credo siano stati. Fantastico. Un giocatore, Antonio Cabrini, bellissimo da vedere esteticamente, velocissimo, forte di testa, dotato di un piede sinistro come pochi. Da ricordare che Antonio Cabrini è nato come ala, perché lui da giovane ha sempre giocato sull'ala sinistra, era un ala lui fondamentalmente. Poi incontrò un allenatore, non mi ricordo il cognome di questo allenatore, che lo scoprì e, se non mi ricordo male, questo aneddoto lo ha raccontato proprio Antonio, se non mi ricordo male, fu spostato in difesa a fare il terzino. Perché? Perché mi sembra che in una partita ci fosse stata erano rimasti in questa squadra senza difensori, credo qualcosa del genere. E ad Antonio Cabrini gli fu chiesto di arretrare in difesa, a fare appunto il terzino sinistro. E Antonio fece una gran partita in quella partita. E da lì si consolidò terzino. A questo allenatore infatti diedero ragione, perché Cabrini diventò veramente un'icona della Juventus, ma soprattutto della nazionale italiana. Un giocatore tra i più amati, ben voluti, un giocatore rispettato dagli avversari, anche se sapeva in campo farsi rispettare. Ma io credo che un giocatore bello da vedere sulla fascia come Antonio Cabrini, io non me ne ricordo. Io belli così, ma bello proprio da vedere esteticamente giocare, proprio un giocatore bello da vedere, perché stilisticamente era una cosa, era un essere soprannaturale. Io credo che i più grandi terzini italiani, tra i più grandi in assoluto nel mondo, siano stati sicuramente Antonio Cabrini e Paolo Maldini. Però io credo che esteticamente Cabrini fosse ancora più bello da vedere di Maldini. Premetto, Paolo Maldini è stato un giocatore che ha fatto anche egli la storia della nazionale e del Milan. Però io credo che esteticamente Cabrini era ancora più bello da vedere di Maldini. Antonio Cabrini era un giocatore che ha avuto la fortuna di giocare con Gaetano Scirea, e Gaetano Scirea l'ha ripreso più di una volta. Io ci sono diversi aneddoti di Antonio Cabrini. Io me ne ricordo ad esempio uno quando eravamo di ritorno da una trasferta, che non mi ricordo neanche che partita fosse. E mi ricordo che ci fu un tifoso che disse ad Antonio: Antonio, oggi è stata dura, ti ha fatto vedere i sorci verdi quello. Mi ha fatto vedere i sorci verdi, ha risposto Antonio, ma non ti preoccupare, che i sorci li vedrà anche lui stanotte. Non so di che colore, ma li vedrà anche lui. Ed è stata uno degli aneddoti simpatici di questa cosa, perché non mi ricordo, ripeto, con chi giocavamo, con chi avevamo giocato, ma aveva dovuto marcare un attaccante veramente forte, Antonio, che giocava alla destra e ha sudato veramente tanto, ha sudato veramente sette camicie, però sapeva farsi rispettare, si sono picchiati duri, quindi lui quando
quella battuta la disse anche, le ho prese, ma le ho anche date. Ed era, ripeto, un giocatore che non si tirava mai indietro, sempre sguardo alto, giocatori che fanno veramente parte di veramente, cioè tu guardi i video su YouTube, vedi veramente delle cose che sono meravigliose, perché vedi veramente figli di un altro calcio, veramente di un altro calcio, dove, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, era un calcio molto più sano di quello di oggi. Anche all'epoca c'erano le polemiche, a voglia se c'erano le polemiche, una dietro l'altra. Gli scontri verbali tra il presidente Boniperti e il compianto presidente Dino Viola della Roma, tipo quello di Turone dei centimetri, è stato epocale. Cioè, voglio dire, le polemiche nel calcio ci sono sempre state e ci saranno sempre. E sicuramente Antonio Cabrini fa parte di una delle Juventus che più sono state odiate a livello italiano perché vinceva. È stato tra l'altro Cabrini uno dei giocatori di due allenatori che hanno veramente segnato la storia, uno dalla parte della Juventus che è Giovanni Trapattoni, quando Trapattoni è stato 11 anni nella Juventus e Cabrini ne ha fatta di strada con Trapattoni. E mi ricordo sempre che Trapattoni a Cabrini gli diceva: te sei veloce come il fulmine, ma non ti devi fermare a 10 metri dalla linea di fondo, il campo, figlio mio, lo devi percorrere tutto, perché se no qui non si arriva in fondo. E ha fatto sicuramente, ha migliorato molto Cabrini, Trapattoni soprattutto dal lato caratteriale, l'ha un po' forgiato come era Trapattoni, il grande Trap, ragazzi. A livello caratteriale io credo che Trapattoni non avesse rivali, soprattutto in quei tempi. E poi c'è stato il suo secondo allenatore, che è quello che gli ha sempre dato fiducia e ha creduto in lui dall'inizio, che è stato Enzo Berzot. Ed è stato il motivo per cui poi, non dimentichiamoci, il mondiale dell'82, non va dimenticato come cominciammo quel mondiale. Cominciammo, mi sembra, pareggiando col Camerun, se non mi ricordo male, 1-1, che se la mente non mi inganna dovrebbe aver segnato Graziani in quella partita, il mitico Ciccio. Ciccio Graziani, mitico. E quindi partimmo malissimo, riuscimmo a superare il primo turno per rotto della cuffia e poi da lì decollammo. Auguriamoci che sia così anche per l'Italia quest'anno. E da lì decollammo, però quella era una squadra, ragazzi, densa, ma di campioni, che, cioè, ed erano quasi tutti juventini. Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Tardelli, Antognoni, Scirea, cioè una squadra epocale, epocale, epocale. E poi c'era quell'altro giocatore lì della Roma che non mi ricordo mai come si chiama, quello che anche lui faceva l'ala, però, mancino anche lui, adesso mi sfugge il nome, giocatore, è Bruno Conti, ecco, grande, grande Brunone, grande Brunone. Poi c'era Altobelli, il mitico Spillo, Spillo Altobelli, che fece, se non ricordo male, il terzo gol della finale contro i tedeschi. Cioè, che Juventus, che nazionale. Quelle sono nazionali che ci possono andare anche giocatori che non sono nessuno juventini, ma quando hai campioni del genere, ragazzi. E per fortuna molti di quei campioni erano bianconeri. E vengono ricordati da tutti con grande rispetto, con grande amore, perché erano veramente dei grandi combattenti. E Antonio Cabrini sicuramente fa parte di quel tipo di schiera di giocatori. Grandissimo calciatore, grandissimo uomo, rispettoso delle parti. E qui chiaramente, ragazzi, stiamo parlando di un giocatore già un pochino più dei tempi nostri e vostri anche, che sicuramente farete bene ad andarvi a documentare, però sicuramente Cabrini lo conoscete di certo meglio che gente come Helmut Haller, ad esempio. E però questi video, ripeto, io racconto qualche piccolo aneddoto, poca roba, ma questi video li faccio soprattutto per farvi scoprire un po' meglio questi giocatori, perché molti di voi Antonio Cabrini lo conoscono per nome, magari non l'hanno nemmeno mai visto giocare. Allora io vi dico, anche in questo caso, come dovete fare con tutti i giocatori che vi presenterò, andate a vedere alcuni video di questi giocatori, perché qui si parla veramente di campioni
che erano dotati di una tecnica. Questo giocatore, Antonio Cabrini, giocatore esclusivamente dal piede mancino, perché di destro lui sapeva fare poco. Infatti mi ricordo che Zoff gli diceva: qual è il giocatore più zocca che c'è nella Juventus? Lui diceva sempre: è Cabrini, perché è un giocatore che non vuole usare il piede destro. Quindi questo già la diceva lunga. E quindi, se avete la possibilità, andate a vedere anche alcuni video di Cabrini, perché credetemi, stilisticamente e tecnicamente c'è veramente da imparare, perché vedevi veramente che cos'era un terzino sinistro. Io, con tutto il rispetto parlando e con il bene che io voglio, avete presente Alessandro, no? Il nostro terzino sinistro di adesso, ecco, con tutto il rispetto, vale la metà di Cabrini. La metà di Cabrini. E con questo vi ho detto tutto. Documentatevi su Antonio, è un bel sapere. Ciao.